Buonasera a tutti i nostri telespettatori, eccoci con la nuova puntata di Screenshot. Oggi è iniziato alle 20:15 per permettere anche ai parlamentari, e questo sarà il tema appunto sul governo Conte, se ci sarà il classico Conte Ter oppure è finita per il Premier, questo è il tema della puntata, dicevamo per permettere ai parlamentari di poter votare lo scostamento di bilancio, voto che è andato avanti fino adesso, che peraltro è passato, lo diciamo subito. E anche per sapere le ultime notizie per quanto riguarda la salita al colle del Premier Conte, un'ora di incontro con Mattarella, queste le immagini di ieri delle votazioni. Nel frattempo è stato, lo diciamo subito, una fumata grigia, perché è stato un dialogo interlocutorio tra Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato. La volontà è quella di rafforzare la maggioranza con la costituzione anche di un nuovo gruppo centrista al Senato, perché proprio lì mancano i voti, si parla di una maggioranza, una maggioranza relativa, un governo di minoranza, così lo hanno chiamato, e la costituzione di questo nuovo gruppo permetterebbe di salvare con quei 10-15 voti sostanzialmente il secondo governo Conte, ovvero quello che si è alleato con il PD e il Movimento 5 Stelle. Eccolo qua, lo vediamo dalla Repubblica. Le ultime notizie, una strada tutta in salita, dice uno dei maggiori quotidiani nazionali. In tarda mattinata il Presidente del Consiglio ha convocato un vertice di maggioranza, terminato poco dopo le 16. Obiettivo andare avanti con un percorso di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del nuovo patto di legislatura. Questa sarebbe quindi la linea tracciata. Dovremmo avere, allora, non in collegamento Skype ma al telefono probabilmente, c'erano dei problemi con il collegamento, Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva. Buonasera Rosato. Buonasera, chiedo scusa ma sto per andare a presiedere, quindi ho fatto più praticamente al telefono, eccomi qui. Perfetto, innanzitutto la ringraziamo per la sua disponibilità, perché sappiamo che sono momenti abbastanza stretti con i tempi e concitati. Allora Rosato, è cambiato qualcosa da oggi o da ieri a oggi? Non è cambiato niente, noi abbiamo spiegato bene le nostre ragioni che non consentivano di far finta di niente e che hanno sbloccato questa vicenda che vedeva un governo non in grado di affrontare in maniera adeguata i problemi drammatici che sta affrontando il nostro paese, un governo paralizzato sulle questioni più rilevanti, in particolare sotto il profilo della crisi economica. Abbiamo raccontato con dovizia di particolari la voglia al Presidente del Consiglio di avere un confronto di merito su tutte le questioni. Purtroppo questo confronto chiesto da mesi e per mesi non è arrivato a nessun punto. Oggi si è aperta una crisi, che è una crisi, sia chiaro, che non blocca per nulla l'attività del Parlamento e del Governo. Abbiamo appena fatto lo scostamento di bilancio in aula anche con i nostri voti favorevoli, adesso andremo a provare in serata la conversione del decreto sull'emergenza Covid sotto profilo sanitario. Da questo punto di vista quindi c'è solo bisogno di chiarezza. Se il Presidente del Consiglio vorrà fare chiarezza con noi, bene, se la ritiene di fare cercando un gruppo di parlamentari sparsi che venendo da diverse provenienze gli garantiscono i numeri, è liberissimo di farlo, noi l'abbiamo sempre detto. Abbiamo rinunciato ai nostri incarichi per poter fare un'operazione che consenta al Paese di avere con evidenza la situazione di quello che sta accadendo. Da quello che percepisco, insomma, ci sono ancora margini per una ricucitura. Guardi, francamente non lo so, io per abitudine, per stile, forse per formazione sono un ottimista e quindi penso sempre che bisogna cercare di trovare i punti di comunione. Penso che però il trovare in una situazione così complicata non bisogna farsi prendere dalla voglia di andare avanti a qualsiasi costo, di tenere, diciamo, gli incarichi piuttosto che le idee, e quindi siamo di fronte a al più alto numero di morti in Europa, di fronte al calo del PIL più forte in Europa, di fronte a tutti gli elementi e fattori che fanno rabbrividire rispetto alle prospettive che abbiamo davanti, ma anche rispetto all'opportunità di avere oltre 200 miliardi di euro da spendere bene, chiediamo che ci sia un governo veramente che sia all'altezza. Guardi, la mia preoccupazione non è cosa pensa Italia Viva, la mia preoccupazione è che quando incontro anche oggi categorie economiche che dicono guardate che i ristori non ci sono ancora arrivati, che hanno
sono arrivati al mio dirimpettaio e non a me, la cassa integrazione che arriva in ritardo, su tutte queste cose c'è bisogno di un lavoro straordinario da parte del governo, non ci si può accontentare dell'ordinarietà, e questa straordinarietà non è stata messa in campo. Scusi, ma il problema è Conte o il Movimento 5 Stelle, di chi è il problema? Se non ci fosse Conte, ma una personalità che tanti auspicavano fino a pochi giorni fa come Draghi, sarebbe risolto il problema? Guardi, allora io non tiro per la giacchetta nessuno, figuriamoci se mi permetto di farlo con Draghi. Io dico semplicemente che chiunque arrivi ha bisogno, chiunque sia il governo ha bisogno di avere chiaro sulla scrivania la lista delle cose da fare e soprattutto come farle. Le faccio un esempio: il recovery, questo grande piano che è finanziato dall'Europa, che si dovrebbe occupare delle nuove generazioni, dove ci sono oltre 200 miliardi di euro di investimenti, non basta scriverlo, già il nostro non è scritto bene, ma non basta scriverlo, bisogna realizzarlo dopo. Allora, se tu hai da spendere 200 miliardi in pochi anni e non sei capace di fare neanche l'ordinarietà, è chiaro che noi, piuttosto che assumerci la responsabilità di trovarci in una situazione in cui facciamo mutui che diventano improduttivi, preferiamo dare uno scossone a questo governo prima che sia troppo tardi. Quindi se questo governo sarà in grado di reagire a questo, io ne sarò contento. Se questo governo non sarà in grado di reagire, allora è evidente che bisognerà trovare spazio a qualcuno che lo faccia. Ecco, mi pare insomma di percepire quello che voi volete, insomma un programma forte. C'è il tema del recovery, c'è il tema dei vaccini, e non un governo insomma che tenda a vivacchiare insomma anche per poltrone. Peraltro, guardi, peggiore che può succedere in questo paese oggi, il vivacchiare, non c'è spazio per vivacchiare, c'è solo spazio per fare cose veramente faticose, difficili, però lavorando giorno e notte, è questo che siamo chiamati a fare. In questa fase non mi sembra che i risultati che questo governo ha prodotto siano tali da essere ottimisti. Senta Rosato, a chi dice che avete sbagliato un po' i tempi, anche il metodo, visto che siamo in piena pandemia, cosa risponde? Guardi, purtroppo è da un anno che siamo in pandemia e non è che noi possiamo aspettare che finisca la pandemia per cominciare a spendere bene le risorse del Covid. Le faccio un esempio. E so che sono cose impopolari, però la politica non è che deve fare solo scelte popolari, la politica è chiamata a fare scelte giuste. Noi stiamo investendo 5 miliardi di euro, che è una cifra gigantesca, nel cashback. Cioè, tutti quelli che usano la carta di credito hanno il diritto ad avere, chi si ritroverà con 300, chi con 200, naturalmente uno più spende, più è ricco, più riceverà indietro, è così che funziona. 5 miliardi di euro in un anno, per il lavoro giovanile in 6 anni c'erano 2 miliardi di euro. Sì. Sul turismo, prima della revisione su cui ci siamo imposti, abbiamo fatto triplicare gli importi, ma sono sempre pochi, c'erano 3 miliardi di euro su turismo e cultura. Quindi il problema non è cosa pensa Italia Viva, è cosa facciamo con i soldi dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché questi sono mutui che pagheranno loro, cosa facciamo con questi soldi per far ripartire l'Italia? È una responsabilità talmente grande che noi ci siamo messi nelle condizioni di ritirare la nostra delegazione dal governo, che era faticoso, perché la ministra Bonetti è tornata a fare l'insegnante all'università, perché altrimenti non vogliamo assumerci la responsabilità di un paese che ci presenterà il conto, i nostri figli ci presenteranno il conto se noi sbagliamo. Certo. Le chiedo l'ultima, che anche il presidente Conte si renda conto di questo problema. Le chiedo le ultime due cose, veramente negli ultimi due minuti, poi la lascio alla sua presidenza della Commissione. La prima è il tema vaccini, sappiamo che ci sono dei ritardi di Pfizer e su questo insomma anche per esempio in Friuli Venezia Giulia, che lei ovviamente conosce bene, si è un po' arrabbiata sulla questione. Beh, guardi, intanto i ritardi sotto questo profilo riguardano tutti e ahimè bisogna esserne consapevoli. E quale deve essere il ruolo dell'Italia? Andare lì e dare uno scossone al nostro fornitore, naturalmente insieme a tutti gli altri paesi europei, ma bisogna dare uno scossone. Dopodiché l'organizzazione della distribuzione dei vaccini mi sembra che sia migliorata rispetto all'inizio, però siamo ancora troppo lenti, siamo ancora troppo lenti. Perché per vaccinare tutto il paese, altrimenti alla fine dell'anno saremo ancora che non abbiamo finito con questo ritmo. L'ultima cosa che le chiedo,
Cerno, la sua retromarcia nel PD, una persona che avete voluto anche nel PD inizialmente, insomma, come prima sì, in lista in Lombardia. E io penso che Tommaso Cerno sia una persona che insomma è un uomo che viene dal giornalismo, è un suo collega, sì. Aveva visto la politica da una parte della barricata, adesso ha visto la fatica della politica dall'altra parte della barricata, ha fatto un po' di scelte, poi alla fine se sente che il suo dovere oggi era fare quello che ha fatto, io sono contento della sua decisione. Va bene, io la ringrazio per la lascio il lavoro, insomma, che ne avete ancora da un sì, bel po', immagino. Grazie per arrivederci. Grazie mille. Allora, noi dovremmo avere, chiedo alla regia, se dobbiamo andare in pubblicità oppure continuiamo con la trasmissione. E allora mi dicono di andare in pubblicità, poi cercheremo di collegarci con Sabina De Carlo, deputata del Movimento 5 Stelle, anche perché ovviamente vogliamo sentire anche l'altra campana, quella che è al governo, un governo di minoranza come viene chiamato. Pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta con Screenshot. Un po' oggi la giornata è stata segnata più che, meglio, offuscata il dibattito italiano da quello che è accaduto un po' oltreoceano, perché oggi c'era il giuramento di Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Questa è la pagina di Repubblica. Presidente, oggi è il giorno della democrazia, uniamo la nazione. Ecco, un po' disturbato in questo caso il sito di Repubblica dai vari siti pubblicitari. Eccolo qua il titolo, grazie alla regia di Pierangelo Buttazzone e Francesco Snidero. Dovremmo avere in collegamento, in diretta con noi, sperando che funzioni questa volta Skype, eccola, vediamo, Sabina De Carlo, deputata del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, io sento basso un po' il volume dell'audio, non so se è un problema della deputata oppure è un problema nostro, chiedo direttamente alla regia Lumi. Ecco, io ci provo. Ecco, mi sente? Io mi sento. Perfetto, si sente benissimo. Si sente benissimo. Ah, no. Ok, allora. Sento però. Sì. De Carlo, cosa ne pensa di questo governo che si sta formando? Lo chiamano governo di minoranza. Ma non si è ancora capito. Io però continuo a sentire che è un po' fastidioso, quindi provo a togliere l'audio e parlo. Ah no, ecco, adesso non lo sento più, perfetto, scusate. Però non sento più neanche lei. Siamo in diretta. Ho fatto qualcosa io? Scusate. Ok, provo. Io non vi sento, non vedo. Ecco, lei non sente, De Carlo non sente, allora chiedo alla regia se c'è un problema. No. Eccoci, altrimenti la facciamo telefonica in questo caso, un po' come è venuto con Rosato, devono esserci dei problemi appunto con Skype oggi, succede, accade anche questo. De Carlo mi sente? No. Sì, io vi sento. Perfetto, io la sento. Perfetto. Allora possiamo andare avanti. Allora, stavo dicendo, questo è un governo di minoranza, qualcuno ha detto, risicatissimo. Pochissimi voti. Ma non è così in realtà. Diciamo che mi sentite? Questo governo. Ok, le labbra, non so cosa, scusi. Io procedo a parlare, poi vediamo se ci capiamo, insomma, altrimenti facciamo una chiamata normale. Allora, ma in realtà non è così. Alla Camera abbiamo dimostrato che abbiamo anzi la maggioranza assoluta, siamo anzi numeri sopra la maggioranza assoluta. E per quanto riguarda il Senato sapevamo insomma che i numeri erano un po' più risicati e adesso comunque c'è il tempo per riuscire chiaramente a garantire quella che sarà anche la maggioranza assoluta, però l'importante è che si sia riusciti in questo momento a garantire un po' di sicurezza in più per gli italiani, anche perché insomma diciamo che questa decisione di Renzi ha spiazzato tutti quanti. Io sento ancora i cittadini che si domandano per quale motivo abbia deciso in questo momento, insomma io poi ho ascoltato quelle che sono state le diciamo i commenti da parte di Italia Viva
però ho sentito anche alcuni di loro stessi dire non comprendere, anzi molti di loro non sapevano neanche nel momento in cui Renzi è andato a fare la conferenza stampa di che cosa avrebbe parlato, quindi diciamo che è stata una situazione un po' particolare che per fortuna per il momento si è risolta in un modo diciamo adeguato. Abbiamo cercato di tamponare in qualche modo la situazione per cercare poi di andare avanti e dare risposte ai cittadini, risposte che i cittadini aspettano e che non potevamo permetterci, nessuno poteva permettersi di attendere tempo e anche eventualmente mesi nel caso del voto. Insomma, noi non siamo contrari al voto, assolutamente, abbiamo sempre detto che siamo pronti, però in un momento come questo diciamo che l'ultimo pensiero per tutti quanti deve essere quello e soprattutto il primo pensiero deve essere cercare di dare risposte a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Abbiamo perso già abbastanza tempo, l'abbiamo visto insomma questa settimana, in 10 giorni, avremmo dovuto già la settimana scorsa approvare il decreto Natale che stiamo provando adesso, abbiamo appena approvato tra l'altro anche lo scostamento di bilancio di altri 32 miliardi che si aggiungono alle altre misure che abbiamo approvato fino ad oggi, 32 miliardi che serviranno anche a dare risposte a quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Noi abbiamo portato con la collaborazione di altri colleghi che si occupano anche di questi temi. Abbiamo raccolto quelle sono istanze che riguardano ad esempio il turismo invernale per la nostra regione, che è un settore importante, chiaramente insomma il turismo complessivamente che porta comunque 500 milioni di euro alla nostra regione, calcolando chiaramente anche l'indotto, ed è un settore che purtroppo soprattutto a causa della pandemia, soprattutto a causa anche delle restrizioni, delle chiusure, ha subito tantissimo e non ha avuto le risposte che ha chiesto. Sì, E quindi cosa insomma. abbiamo fatto? Abbiamo portato Io non la No, sento. io, ecco, mi sente? Adesso mi sente? Perfetto. Sostanzialmente voi cercate di portare avanti determinati tipi di temi, altrimenti se questi temi non li portate avanti, il rischio è quello di far crollare l'Italia in questo momento. Andare al voto vuol dire protrarsi per altri 6 mesi e vivacchiare. È meglio avere questo tipo di maggioranza piuttosto che aspettare il voto. Certo che non è che potete andare avanti con il ciampolillo della situazione o il mastella che vi appoggia. Questo è il problema, no? No, ma infatti adesso è chiaro che insomma, il presidente Conte è stato molto, molto chiaro in questi giorni, l'ha detto chiaramente, abbiamo fissato degli obiettivi, adesso ci sono anche 220 miliardi di recovery plan da impiegare e tra l'altro il Parlamento verrà coinvolto insomma, nelle prossime settimane, il Parlamento, anche chiaramente tutti i soggetti coinvolti, perché deve essere dal mio punto di vista quando si tratta che in questi mesi bisogna fare un lavoro di squadra, perché l'obiettivo per tutti quanti deve essere mettere davanti a tutto quelli che sono gli interessi dei cittadini, cosa che in questo momento purtroppo Renzi non ha fatto, perché veramente è inspiegabile quello che ha cercato di fare. Quindi con loro è Ripeto, finita, adesso con Renzi è Conti. finita, per voi è finita con Renzi. Guardi, con Renzi è inevitabilmente finita, l'ha deciso lui, è inutile che poi insomma, si cerchi di dire no, però noi questa cosa la votiamo, vedremo. Insomma, stanno facendo, oggi abbiamo visto le minacce per quanto riguarda i voti in commissione. Io penso tra l'altro e mi auguro, insomma, come ha detto anche il collega Rosato nei nostri confronti, io sono sicura che tutti invece, non alcuni, che tutti i colleghi di Italia Viva siano capaci di discernere. E quindi sono sicura che per quanto riguarda i voti in commissione non partiranno adesso con la decisione dicendo ma metteremo in difficoltà, ma valuteranno di volta in volta in base a quello che sarà chiaramente il provvedimento che voteremo, insomma, perché altrimenti veramente insomma, dicono che sono responsabili, però alla fine dimostrano di non esserlo. Senta, altri nomi oltre a Conte non ce ne sono, per voi il vostro presidente rimane tale quale. Da Conte non ci si sposta, da quello che riesco a capire dal suo gesto del viso. L'aveva sempre Con la detto motivazione Conte o voto, l'ha sostanziale detto chiaramente anche il presidente Conte che non ieri e l'altro contempla ieri, non ci le sono risorse del alternative MES. e quindi l'appello che ha fatto Conte, come dicevo prima, è un appello rivolto a tutti quanti, tutti coloro che in questo momento vogliono cercare di produrre dei risultati positivi per il nostro paese, perché noi siamo i primi a dirlo, è stato fatto tanto, sono stati investiti, non spesi, tanti miliardi, però ancora molto c'è da fare, insomma siamo i primi a riconoscerlo. Quindi quello che abbiamo chiesto, quello che è stato chiesto al Presidente Conte è chi ci sta in questo momento a cercare di portare l'Italia fuori da questa situazione? Ecco, insomma, l'appello è aperto a tutti quanti.
chiunque voglia, e chiaramente nessuna preclusione anche nei confronti dei colleghi di Italia Viva, se hanno la buona volontà di portare avanti quelle che sono, insomma, le decisioni che verranno prese insieme, e ben venga, però chiaramente su Renzi il punto è stato messo e così rimarrà. Mi pare di capire dalle sue parole, insomma, che lei lancia il proclama per un patto di programma sostanzialmente. C'è un programma, seguiamo il programma, chi vuole seguire questo tipo di programma può allearsi con noi. Un po' quello che era successo quando era successo il patto con la Lega e poi invece si è spostato un po' il tutto. Quindi voi sareste aperti anche, che ne so, al Forza Italia della situazione o ad altri, insomma. Comunque chi approva il vostro tipo di programma. Considerato che chiaramente c'è una grossa differenza, insomma, nel momento in cui si è deciso di portare avanti un contratto di governo, quella volta con la Lega si trattava di tutta un'altra situazione e anche l'Italia aveva tutta un'altra situazione. Adesso stiamo affrontando un periodo molto, molto grave, un periodo molto, molto delicato, alla quale chiaramente bisogna dare delle risposte in tempi celeri, non temporeggiando per personalismi e egocentrismi da parte di qualcuno che pensa magari, non so, piuttosto a se stesso, piuttosto che appunto a quello che è il bene del paese. Senta, lei non teme che andando avanti, vivacchiando con questi voti 5 no, 5 sì, e non si sa mai il giorno dopo cosa può accadere, che il Movimento 5 Stelle nello stesso tempo possa perdere consensi? Ma diciamo che i consensi del Movimento 5 Stelle sono proprio l'ultima cosa alla quale pensiamo in questo momento. Ci sono veramente tantissime priorità. Ci sono tantissime cose su cui lavorare, insomma, abbiamo come detto questi 220 miliardi che sono una cifra enorme, che è un risultato che grazie al Presidente Conte siamo riusciti a portare per l'Italia, la quota più alta tra tutti i paesi europei. Quindi pensiamo e ragioniamo su come non spendere, ripeto, investire questi soldi per portare nel futuro dell'Italia chiaramente delle situazioni positive e anche recuperare chiaramente la posizione, la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Va bene, ok. Qualcuno dice, insomma, più che altro mi pare che la signora De Carlo, così le dicono, sia in linea con il governo. Beh, mi pare di sì, insomma. Sarebbe Va bene. un po' strano averla contro il governo in questo momento, addirittura. Va bene, ok, io la ringrazio, grazie per questo suo intervento, per aver partecipato a Screenshot, le lascio i suoi lavori in aula, che immagino siano interminabili in questi giorni, insomma. A voi un saluto anche a tutti quanti quelli che ci hanno, insomma, seguito e grazie per l'opportunità. Bene. Allora, Screenshot torna domani sempre solita ora, vedremo cosa accadrà sempre sul fronte del governo, oppure c'è anche l'altro fronte, più importante, quello sanitario ed economico dettato dal Covid. Ci vediamo domani sempre alle 19:45 questa volta, fino alle 20:15. Grazie, arrivederci.